Ciao a tutti, non c'è niente di meglio di una giornata così per parlare di obiettività dei giornalisti dell'informazione. Dire cose un po' scontate, ma mi perdonerete. La cosa scontata che voglio dirvi prima di tutto è che l'obiettività secondo me non esiste. Non so se sia matematicamente impossibile che una persona sia obiettiva quando descrive un evento, però secondo me ci siamo molto vicini. Perché ovviamente ognuno di noi ha le sue esperienze, le sue convinzioni e queste trapelano in tutto quello che si dice e si racconta. Il nostro punto di vista è altamente condizionato, anche se possiamo immaginare di avere un evento descritto con assoluta imparzialità, tipo da un robot, supponiamo. Comunque, lo stesso fatto di scegliere di raccontare quell'evento piuttosto che un altro è già rivelatore di una parzialità dei nostri interessi, ma forse anche di nostre convinzioni, di cosa vogliamo, diciamo pure, propagandare alla gente, cosa vogliamo far conoscere. E quindi penso che più o meno tutti siamo d'accordo sul fatto che per un giornalista, per un individuo, è molto difficile essere obiettivo. Ci si può provare, però sempre con questi limiti. Se poi parliamo di giornali, di testate giornalistiche o sì, siano carta stampata o televisiva, poco cambia. Quella questione è un po' diversa, nel senso che possiamo immaginare che una testata giornalistica assuma persone con idee molto diverse, in modo da cercare di essere più imparziale possibile. Assume il comunista, assume magari quello più a destra, il fascista e altri, così ma ricerca di dare un'informazione bilanciata. Beh, in realtà questo non succede quasi mai, nel senso che le reti, i giornali hanno il loro orientamento dettato magari dal direttore, dal proprietario. È chiaro che a nessuno piace lavorare con colleghi che la pensano in maniera diametralmente opposta dalla tua. E secondo me questo non è un male, il fatto che non esistano, o che ne esistano pochi, adesso non so dire se non esistano o no, giornali, o mezzi di informazione, diciamo, bilanciati, perché io comunque non ci crederei a un mezzo del genere. Secondo me, visto come funziona la nostra testa, come ragioniamo, è di gran lunga preferibile leggere, informarsi da due fonti di informazione che sono altamente, magari politicizzate, altamente di parte, magari, però opposte, ovvero che raccontano gli eventi, uno da un lato, uno dall'altro. Faccio un esempio. Se si parla per esempio di una guerra tra due paesi, secondo me, benché siano tutti e due di parte, è molto meglio prendere una fonte di un paese, una fonte dell'altro, leggerli entrambi e farsi le proprie idee. Questo vuol dire non solo a riguardo di guerre, ma anche se facciamo discorsi molto più pacati, più sulla politica nazionale. Secondo me è preferibile leggere il giornale di un partito e il giornale di un altro partito, o comunque affine a un altro partito, che hanno posizioni ben nette e ci spiegano quali sono i punti di vista, ci fanno capire quali sono i punti di vista delle due parti, piuttosto che avere un'informazione un po', che cerca di essere imparziale, ma che magari sintetizza le posizioni. E nel momento in cui sintetizzi le posizioni, chiaramente emerge la tua
la tua parzialità, il tuo modo di vedere le cose. Scusate, riprendo perché c'era davvero troppo rumore, troppo vento. Allora, dicevo, secondo me è molto meglio informarsi da due fonti di informazione che sono molto di parte e che però ci fanno capire quali sono i propri punti di vista molto chiaramente, senza filtri, piuttosto che avere un'informazione da un mezzo di informazione soltanto, ma di mainstream, che cerca di essere imparziale, che ci sintetizza le informazioni, ci fa sapere quello che secondo loro è importante ed è accettabile pensare. Senza contare poi che questi giornali spesso già ci propinano la loro opinione già pronta, nel senso che mancando il confronto tra le due parti ci viene offerta quale deve essere la nostra opinione, c'è l'opinionista, noi leggiamo quello che pensa lui e automaticamente siamo portati a pensare che questa sia l'opinione giusta, l'opinione più ragionevole. Ecco, mentre secondo me è molto meglio leggere opinioni anche molto forti, anche magari che possono essere inaccettabili, totalmente inaccettabili per noi, e utilizzare la nostra intelligenza, la nostra capacità critica per formarci la nostra opinione indipendentemente. Vi saluto, vi mostro il sole perché a me piace visto che mi manca tanto, mi è mancato tanto durante questo inverno. Buona giornata a tutti.